Buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, prego, guardate questo video, signore e signorine, e ben ritrovati su un gioco che avevamo già affrontato tempo fa, a febbraio di quest'anno, che è Frontier. Ma prima di partire con questo gioco, vediamo cosa ne pensavo a suo tempo. Fuori, tipo, lo sparo, c'è, ci sta, perfetto. Se io devo andare a picconare una pietra, un attimo che devo togliermi la freccetta del mouse, se devo andare a picconare la pietra devo tenere schiacciato il tasto sinistro, ma se sentite non ci sono rumori, perché in realtà non c'è rumore per quanto riguarda il picconare. In compenso abbiamo il corvaccio che continua a gracchiarmi nell'orecchia e questo sicuramente... Cosa sta roba qua? Iron, ottimo. Un corvo che gracchia non ne ha bisogno il gioco. Del rumore che sto picconando, magari anche sì. Però vabbè, bando alle ciance, andiamo avanti. Proviamo anche a gatterare della legna. Come sentite, logicamente non c'è l'audio della legna che si va a gatterare. Una volta gatterata andiamo a raccogliere. Mi sono buggato logicamente. Quando qualcosa ti viene addosso, tu vai a bagarti. Sicuramente nessuna buona impressione e diciamo che il gioco, per quello che posso vedere, non, cioè, è cambiato e non è male. Ci sono sempre dei bug, però per quanto poco, almeno per il momento, alcune cose vanno anche bene. Vediamo se funziona. Ecco, questo non funziona, ci sono bug, alcuni alberi non possono essere gattarati, ma vabbè, nessun problema. Allora, quando sono salito per la volta sul cavallo ho detto sarà una ciofeca. In realtà no, vediamo. È abbastanza lineare, diciamo. A parte i tasti che sono un po' complicati, quindi allora si sale con si raccoglie anche la dinamite. Abbiamo un workbench, la fornace, la grafica è quello che è, però intanto partiamo da questo presupposto qua. Vediamo. Sentiamo che i rumori quando colpiamo qualcosa adesso ci sono, quindi è già, secondo me, è già un punto a favore per questo gioco, che se vi ricordate neanche sentiva i colpi quando giocavamo nella versione precedente. Poi c'è sempre il discorso che era un pre-alfa, un pre-tutto, quello che vuoi. Quindi adesso stiamo a vedere un po' come funziona. Sicuramente siamo molto lontani da un gioco diciamo decente, però ho visto dei passi avanti, quindi non voglio dire cattiverie o altro. Allora, andiamo a fabbricare intanto. Intanto il problema è che fabbricando io clicco, ma non so se l'ha fabbricato. Devo guardare all'interno dell'inventario. Quindi andiamo a fabbricare un workbench. Quindi come clicco E per entrare, clicco E per uscire. Ok? E qui abbiamo la fornace e andiamo a gatterare del materiale anche qua. Sentite, c'è il rumore del gutter, quindi il rumore di quando andiamo a colpire. Quindi già alcuni passi in avanti sono stati fatti sicuramente. Per fortuna, perché il gioco, come ricordate il video presente, era ingiocabile. Ci sono alcune cose che ancora non funzionano bene, nel senso che facciamo un esempio, abbiamo, per quanto riguarda gli animali, non fanno nessun tipo di rumore, quindi sia i lupi che orsi non fanno nessun tipo di rumore, però abbiamo, dai, alcune cose sono state fatte. È decente il momento, dai. Non è poi così malvagio, eh. Allora andiamo a raccogliere sta roba qua. Colpiamo ancora. Se vedete in basso a sinistra abbiamo la prima barra, quella della vita, la seconda della stamina, la terza della fame, quella rossa, e la quarta del bere. Saliamo a cavallo e andiamo giù di sotto perché volevo andare a gattarare della legna. Il discorso del cavallo, se vedete, noi possiamo andare a mirare, cosa che non potevamo fare prima. Se
Sì, lo so, la grafica non è il massimo, però possiamo andare a mirare in giro, quindi è una buona cosa, anche se mentre si è a cavallo ci stiamo scappando da qualcuno, possiamo andare a mirare e a ammassare come se ci fosse un domani. Per scendere a cavallo control, io dico, ma come, sono salito con E e usare control per scendere? Sì, devi usare control per scendere. Adesso comincerò a raccogliere un po' di materiale e vedremo un po' di costruire qualcosa di decente. Andiamo a catturare, dopo aver ammazzato sto cervo, andiamo a catturarlo. Quello che vedrete, ecco, non è proprio il massimo, però va bene, va bene. Diciamo, io parto dal presupposto di quello che allora abbiamo aumentato, diciamo, la nostra, i nostri punti, quindi andiamo a aumentare i punti skill points, name rank, stat points e skill points. Andiamo a vedere skills, non c'è ancora un non c'è ancora un albero, diciamo, survival eccetera eccetera eccetera. Ok, vabbè, quando aprite qualcosa lo chiudete con lo stesso pulsante, quindi I si apre, I si chiude, E tab si apre, tab si chiude. Adesso non fate la cazzata, facevo io schiacciare ESC perché non funziona così qua, ragazzi, non funziona così, sta qua qua. Adesso andrò avanti a gatterare un po' di roba e poi vedremo un po' il discorso delle costruzioni, cosa fare, cosa non fare eccetera eccetera eccetera, quindi ci vediamo. Penso ci vedremo un po' a stentoni, perché voglio vedere proprio, voglio mostrarvi questo gioco senza farvi perdere troppo tempo, perché questo va, è una volpe, perché c'è ancora tanto lavoro da fare qua. Però per il momento non vi azzardate a comprarlo, se voleste provarlo non vi azzardate a comprarlo su Steam. Trovate Instant Gaming, Kinguin, ce ne sono di mille tipi, ragazzi, veramente. Io su perché su Steam costa un qualcosa tipo 15 euro, l'ho trovato su Kinguin a 2,80 euro, quindi per piacere non buttatevi i soldi, quindi andate a comprarlo se volete proprio comprarlo, se volete provarlo, perché comunque può essere che possa essere ancora anche un giocone, perché vi ricordo che anche il mio amato 7 Days to Die all'inizio non era apprezzabile, ma poi è diventato un gran gioco, quindi vi dico, potete valutare voi se acquistarlo o no, però se dovete fare, fatelo su un sito dove vi diano le chiavi, cose del genere. Se io non ho mai avuto problemi, dico sinceramente, però se voi doveste avere problemi, vi dico, dov'è il cavallo? Ah, è là. Vi dico, perdereste 2 euro, non 15, 18, 20, 25, 50. Quindi quello che dico io, ragazzi, se volete provarlo, secondo me potete anche farlo, però fatelo intelligentemente, ok? Come vedete, il mio cavallo si è rotto così tanto il sacchettino scortale che ha detto, io mi faccio un volo, fai quello che vuoi. Ciao cavallo, come fa, che tempo c'è lassù? Oh, Pegaso, niente, no, è già tornato giù, peccato, peccato. Ok, siamo tornati, diciamo, nel piccolo accampamento che c'era prima, e questo perché? Perché voglio mostrarvi la fornace come funziona. Noi, come vedete, abbiamo nell'inventario 15 iron ore che possono essere smeltati in ingot, e poi abbiamo della legna, dove la legna 57 di legna, perfetto. Quindi con Epr apriamo la fornace, aggiungiamo wood e aggiungiamo il metallo. Il metallo, una volta che sarà, diciamo, cotto, uscirà, questo si aprirà e uscirà il lingotto, e questo è carino per quanto poco, perché dici, vabbè, essendo abituati al peggio, qualcosa c'è, dai,
magari è un modello prefatto o altro, però diciamo, vedete, si apre sotto, inseriamo il pezzo e sotto c'è il lingotto, eccolo qua. Ok, andiamo a smeltare l'ultimo pezzo che ci manca e recuperiamo i nostri ingot. Vedete, c'è anche il fuoco, quindi per quanto poco, dai, non è proprio uno schifo assurdo, ma va anche abbastanza bene. Allora, ho fatto la fornace, quindi con gli iron ingot, poi i cactus tap che servono per raccogliere acqua dai cactus. Come sapete, i cactus sono all'interno, hanno dell'acqua, in realtà andrebbero strizzati, ma ragazzi, già tanto c'è così, quindi andiamo a fare floor wall, facciamo la wooden door, wooden door o saloon door, facciamo il saloon door noi, proprio cattivi fino in fondo, wall. Ok, abbiamo finito la nostra roba. Allora, una cosa che non vi ho mostrato è che praticamente abbiamo detto, il cibo e la sete. Cibo e la roba qua si mangia cruda perché mai dovremmo cucinare qualcosa. Qua noi la mangiamo cruda perché siamo dei cowboy. E l'acqua invece no, l'acqua o la recuperiamo dai cactus, quindi con il cactus tap, oppure dove dovremo trovare una qualche sorgente. Io so perché lo so che là, vedete quella parte là nera che sto inquadrando adesso, quel puntino, è una specie di vecchia farm dove c'è un pozzo, quindi potremmo andare a recuperare dell'acqua dal pozzo. Altrimenti comunque qua penso troveremo dei cactus dove poter piantare il cactus tap. Allora, vediamo il floor con vediamo alt e la rotellina, possiamo alzare o abbassare il floor, ok? Vediamo se riusciamo. Ok, riusciamo anche a entrarci, quindi mi va bene. Risolviamo problemi a entrare. Fermi, prima di questo, attenzione. Ecco, ti pareva, siamo da qua. Devo mettere giù il workbench in modo tale che noi costruiamo direttamente da qua. Dopo aver raccolto svariati pezzi di legno e anche qualche funghetto, andiamo a vedere come funzionano i cactus tap, quindi il rubinetto per il cactus. Noi andiamo a posizionarci su un cactus, vediamo pure, eccolo qua. Come vedete è difficile vederlo, comunque ci sarebbe uno zampillio dell'acqua in cui noi possiamo andare a riempire la nostra borraccia. Ci vuole tempo logicamente perché dice tu vai a colpire, ma non è che hai subito 5 litri d'acqua. Devi attendere, quindi porta pazienza che l'acqua arriverà. Quindi noi ci rechiamo ancora nella nostra pseudo casetta e vediamo un attimo di costruire qualcosa in più. Vediamo un po'. Allora, workbench, dobbiamo fare sicuramente floor 4, 3, 6, 9, 5, 6, 7. Ok, poi facciamo logicamente le wall. Abbiamo già finito il legno. Bello, cazzarola. Però, dai, però. 1, 2, no, dove vai? 3. Oh. 4, 5, 6 e 7. Guardate che spettacolo!
Io non posso salirci, però va bene. Andiamo qua, in teoria da qua posso riuscire a salire. Perfetto, quindi qua ci metto anche la porta del saloon. Qua. Tacchete! 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 E tacchete! No, facciamo un bel pseudo saloon. Mi rompe le palle per sta roba qua che abbiamo sbagliato a fare. Però vabbè, pace ame, può succedere, porca miseria. Poi c'è qualcuno di voi chiedesse come fare a a mettere tipo a fare storage o cosa del genere. Teoricamente dovremmo usare il barrel, cioè fare un barile. Però il problema è che non so se funziona, nel senso che io prendo il barile, lo metto qua, tac. Però come ci interagisco? Qua ti voglio, ragazzo mio. Cioè praticamente non posso interagire con set points. Andiamo a aumentare il first, il thirsty. Quindi non posso interagire con quello. Quindi passiamo. Ah, che figo, dai. Almeno quando passiamo si muovono le porticine, dai. Almeno quello, dai. Guardiamo. Sono a mare. Soddisfazioni, però guardiamo anche quello, dai. Non andiamo tanto a catarare ancora come se ci fosse un domani. Ok, stiamo tornando a casa con un po' di legna. È buio pesto, cazzarola. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Perché? No, questo non lo voglio. Questo, e poi facciamo un po' di pareti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, mai ne ho fatte anche in più, ma va benissimo, non c'è nessun problema. Prima di tutto andiamo a posizionare un bel campfire qua al centro, in modo tale che ci vediamo che cacchio succede. Ok, si vede una mazza lo stesso, ma va bene. Va bene. Con R ruotiamo, ecco qua. R. 1, 2, 3. Dai, che era venuto fuori che è giusto. Maledetto. R. 1, 2. Ok, dai, che è andata. Dai, che è andata. Abbiamo fatto il primo piano. Dai, il primo piano è andato, dai. I. Spostiamo questo dentro. Non succeda cazzate. Prendiamo la fornace. E andiamo a depositare la fornace. Ecco qua. Ma perché c'è sto muro? Ma io non l'ho posizionato. Ma che cazzo. Ma io non l'ho posizionato quel muro lì. Ma vabbè, vaffanculo. Vabbè, ci andiamo a perdere. Ok, andiamo, dai. Ecco qua, dai. Ok. Con R ruotiamo. Quindi io voglio ruotarla perché non mi piace così, la voglio dall'altra parte. E intanto lei ruoterà. E ruoterà. Ruoterà. Sti cazzi quando sei lenta, dai. Dai. Cazzarola. Dai che arriva. Ok, perfetto. Anche se non fosse così mi va bene lo stesso. Quindi abbiamo la fornace. Abbiamo il workbench. Abbiamo il toolbench. Facciamo anche. Ma si esageriamo, ma chi se ne frega. Poi dresser, fancy bar segment, mica male.
Poi il tavolo della roulette, il tavolo blackjack, il tavolo normale. E poi abbiamo vari cose. Questo potremmo farlo. Facciamo quello lì. Ok, andiamo a vedere cosa abbiamo adesso qua. Allora, prima di tutto questo qua. Allì, vara, vara che bello. Boh, è anche attaccato al muro, non pensavo, veramente. E mi ha dato troppo fastidio. Ah, è sparito anche il muro. Vabbè, siamo padre. C'era un muro lì una volta, adesso non c'è più. Va bene così, non mi importa. Ok, andiamo a ruotarlo. Che palle, mamma che lentezza, ragazzi. Non posso con lo shift accelerare. No, non accelera la rotazione con lo shift. E con questo dovremmo riuscire a fare degli oggetti. Io me lo auguro perché abbiamo poche munizioni. Perché ne abbiamo tipo una trentina. Eccolo qua. Tool bench. E qua possiamo fare. Ah, con iron ingot. Noi con iron ingot facciamo direttamente le munizioni. Chi se ne frega. E col wood e l'iron ingot facciamo anche la TNT. Ma va benissimo. Ma chi se ne frega. Ma guarda, più semplici così si muore. Quindi iron ingot, knife, il fucile si fa. Ma guarda, bellissimo. Mi va, guarda, mi va più che bene, non ti preoccupare, io sono felice con lei. Allora, scusate un momento, ma adesso voglio vedere una cosa però. Perché allora 30, se io dico ciao, io voglio fare munizioni. Ho cliccato una volta, quante me ne hai fatte? Una, se tu vuoi un iron ingot per una munizione, sti cazzi, economica. Va bene. Vediamo un po'. La carne, logicamente, non, ovviamente non si cucina. Questo qua non so come si usi. Andiamo a fabbricare, andiamo a colpire questo, che prima non si poteva colpire, adesso sì. Ma sono misteri a cui noi non dobbiamo dare spiegazioni. Non ti curare di loro, ma guarda e basta. Quindi noi andiamo avanti a raccogliere un po' di legna. In realtà non ne raccoglierò tanta, perché penso che ormai il video lo posso anche far finire. Vi mostrerò un attimo come funziona il discorso del fucilozzo. Vi dico che mi rompe tanto i coglioni il fatto che tra l'altro ci sono tante cose che mi rompono i coglioni, però vabbè. Mi rompe i coglioni un po' il fatto che questi qua mangino roba cruda. La salmonella non è un problema per loro, ben buon per loro. Sicuramente. Guarda quanta acqua! Dai, qua guadagni punti. Qua guadagni punti, dai. Cioè, cazzo, dai. Devo dire che quella lì non se l'aspettava nessuno, che la roba, cioè che l'acqua pian piano salisse, cioè dai ragazzi, guardiamo in faccia la realtà. Ci sono tante cose che fanno schifo, però l'acqua dei cactus ha il suo perché. Ok ragazzi, abbiamo scoperto, intanto ho scoperto che posso rimuovere i muri, nel senso posso rimuovere i muri con quel tasto destro, si possono rimuovere i muri, quindi bene, dai, qualcosa. Vedete, io do speranza a questo gioco è epico. Allora, vediamo. Così. Oddio, ci arrivo qua, no? Sì, finché vuoi. Poi, questo qua sopra. Vediamo se ci arrivo. Oh. Caspita, succede? No, non mi dire che si è buggato sulle scale. Ma porca troia, si è buggato sulle scale. Io non ci posso credere. Si è buggato sulle scale. Allora. No, no, dai, dai, cazzo, non buggarti sulle scale. Vedete, ho tolto le scale e lui si è sbuggato.
Vediamo se riesco ad andare su. Ah, vediamo. Dai, dai, che c'era. Oh. Sì, ma se si bugga. Si bugga sulle scale, porca troia. Vabbè, vaffanculo. Vabbè, dica. Ok, le scale, ragazzi, sono buggate. Vabbè, pace amen. Non so cosa dirvi, ma vabbè, nessun problema. Però vi dico una cosa: noi abbiamo il tavolo del blackjack. Ebbene sì, lo so, anche voi siete felicissimi di questo, anch'io lo sono. Mi piazzo un bel tavolo del blackjack, ma perché devi girare così? Va bene, lo piazzo qua, dove nelle notti di luna piena giocherò con me stesso medesimo. Cioè, bel tavolo, ma giocherò da solo. E magari riuscirò anche a vincere. Vabbè, andiamo a vedere. Visto che stiamo ormai finendo l'acqua, noi ci diamo bella bevuta fatta bene. Sì, è finita, sì, mi sono reso conto. Andiamo a recuperare dell'acqua. Carichiamoci col fucile. Guardate che nonchalance sto cavallo. Ul cavallo cavallo. Che bravo cavallo. Allora, adesso non so cacchio fare, perché veramente mi ha lasciato di stucco, di senza parole, qualcosa di un sciopone proprio della strada qua. Comunque cerchiamo di arrivare vivi e vegetable a sta farm, un po' alla far west, giustamente in tema. E andremo adesso a vedere un po' com'è. Vedremo il pozzo dei desideri, vedremo un po' il generale, l'humus, se c'è qualcosa a cui sparare, perché là di solito ci sono molti orsi. Andremo a vedere se c'è qualcosa a cui sparare, dopodiché ci saluteremo dopo questa valle di lacrime. Insomma, la valle della casa a Prateria. Che effettivamente c'è anche una casa a Prateria in mezzo, là. Casa! È una parola, una casa, però... per quanto poco, diciamo, piuttosto di niente è meglio piuttosto. Vabbè, adesso in teoria è in cima, sì, in cima là c'è la casa, sta la casa, sì, infatti vedete c'è il puntalino nero, perché siamo in vicinanza ma non l'abbiamo scoperta, quindi il puntalino nero dice che c'è ma non l'abbiamo scoperta. Quando una volta scoperta diventa bianco, alla Skyrim per capirci, o Fallout, o giochi così. Quindi tu hai il segnalino che quando sei vicino ti indica dove, in che direzione c'è qualcosa di nuovo. In nero, quando diventa bianco, vuol dire che l'hai scoperto. E ti esce scritto: hai scoperto pinco pallino, hai scoperto la casa a prateria, hai scoperto l'acqua calda. Ecco, poche parole. Vediamo se questo cavallo è un cavallo da rally o no. Un cavallo trial. Non è un cavallo trial. No, non è un cavallo trial. Vediamo, guardate come schiva. Il cavallo da trial. Il cavallo da trial. Dai, cavallo, dai, cavallo. Oh, cavallo. Ah, che figata sto cavallo. Ho provato a lanciarmi anche da mega di rupi, ma in realtà non si fa niente. Quella lì è la nostra casa, la prateria, no? Lo so che è uno schifo, però questo c'è nei vicinanza, non è che posso qua far tanti miracoli, Ci rechiamo qui perché c'è un... ci avevo pensato anche di mettermi qua, perché comunque alberi eccetera c'erano anche qua, però qua ci sono molti animali cattivi, vediamo di essere seguiti. Ecco, una cosa negativa, non ce l'ho già detta, è che gli animali tipo lupi, cervi, così, non fanno rumore. Cioè, se tu sei attaccato da un lupo, da un orso,
tu non vedi, tu vedi la tua vita andare giù, però non capisci perché. Cominci a saltare in giro e ti rendi conto che hai un lupo sotto di te. O un orso che ti sta rosicchiando, cioè che ti scortale. Perfetto, allora siamo arrivati. Adesso vi mostro. Con questo andiamo a rifillare. Andiamo a bere come se ci fosse un domani. Andiamo a sgotare proprio. Bevi. Ok, andiamo a riempire ancora. Perfetto. Allora, adesso è diventato buio. Porca puttana schifosa. Io volevo mostrarvi il fucile. Ma vacca schifosa Eva. Ah, c'è l'orso. Spero lo vediate. Ci avviciniamo un po'. Un orso che sta combattendo contro non so cosa. Ecco, ha battuto l'orso. Che c'è un'altra roba qua morta. Sì, anche perché gli orsi qua sono tipo. Ah, qua. Ah, non è morto. Ciao coniglio! Ottimo. Anche perché gli orsi cosa hanno? Che sono come i lupi. Tu se c'è un orso nelle vicinanze te ne accorgi perché c'è morte ovunque. C'è veramente morte ovunque. Questo cos'è? Un cinghiale? Un porco? Ciao! Oh! Vabbè, carichiamo e vaffanculo. Andiamo a scuoiare sto orso. Questo orso Teddy. Pezzi ovunque, mamma che splatta sto gioco. Cioè, spero che voi vediate quello che vedo io, perché a fine so che sarà un po' un problema. Ma tu non muori, perché non muori? Muori, maledetto, muori, muori. Muori, muori. Non muore. Non muore. Se non muore, non muore. Vabbè ragazzi, io spero che l'ultima parte del video l'abbiate vista, perché adesso sta caricando, giustamente. Bene. Spero l'ultima parte l'abbiate vista. Al massimo tenterò di aumentare la luminosità. Per qua orsi non ne vedo più. Ne vedessi, ve li mostrerei. Tanto io mangio, vaffanculo. Va. Magna tutto. Toh, magna l'orso. Poi vediamo cosa c'è ancora a mangiare. Cioè, la zampa d'orso. Vabbè, fa impressione, cazzo. Schifo. Ok, abbiamo mangiato anche la zampa d'orso. Praticamente abbiamo perso il mondo per quanto riguarda acqua. Quindi noi beviamo. Andiamo a rifillare qua. E dopo di ciò volevo mostrarvi un attimo col sole volevo mostrarvi anche il discorso del fucile, quindi vediamo un attimo quando arriverà il sole. Morri! Boh, bene. Prendiamoci la carne. Mamma, che splatter sto gioco. Splatterume. Ok, sta tornando sul sole. A Svegna. C'è Pachiccio là. Ok, adesso vedremo il sole sorgere. Non posso. Con R vado a ricaricare. Però devo schiacciare ogni cosa. Cos'è sto rumore? Vabbè che siamo mega armati, però. E vedo, dai, datemi qualcosa a cui sparare, che poi chiudo il video. Appeso ci sia. Ah no, o un lupo, un orso, qualcosa, perché ho visto qua c'è un. Un crotale morto. Oh, vedete, un cinghialozzo morto. Beh, è proprio qua. Non è che andiamo a sprecarlo così. Prendiamo tutto così per sicurezza. Cioè, guarda che strage. Questo qua mi intendevo prima. Se avete problemi di cibo, non preoccupatevi, perché ci sarà.
sarà sempre qualche orso o qualcosa che vi fa il lavoro sporco. Proviamo a ammazzare il cervo. Ok, allora abbiamo visto che il fucile per quanto poco funziona. Sta strage, oh ragazzi, se c'è qualcuno comunque che io amo gli animali, sta strage non l'ho fatta io, ti avverto. Io ho ammazzato solo uno per mostrarvelo. Adesso lui non sentirà male perché l'ho colpito in testa, Io sono in simpatia adesso, così, cioè, in simpatia lo ammasso, cioè lo accoppo, lo disosso, quindi non preoccupatevi. Stiamo lavorando per voi, io voglio bene a tutti. Perfetto, io vi ringrazio per questo video perché lo chiudo qua. Abbiamo visto tutte queste novità di Frontier. Un gioco che, allora, ha molta strada da fare. Tanta. Però c'è a dire, se vi ricordate, ve l'ho messo anche a inizio video, com'era. Ragazzi, hanno fatto, dai, diciamo che hanno fatto dei passi avanti, sicuramente. Quindi possiamo tenerlo lì, dare speranze, così. Se volete acquistarlo potete farlo tranquillamente. Ma oh ragazzi, non fate cazzate, non su Steam. Cioè andate su G2A, su Kinguin, su Instant Game, andate dove cavolo vi pare, che veramente lo pagate una... lo pagate il giusto valore per ora. Cioè per ora tu a sto gioco gli dai quanto? Gli dai 3 euro. Ok, questo gioco è un gioco da 3 euro al momento, non è assolutamente un gioco da 15, ma neanche proprio parlarne, assolutamente. Cioè pensare che costa praticamente di più di Seven Days to Die con quello che c'è sotto, ti assicuro che c'è un orso. Ok. Boia d'un mondo. Quindi ragazzi, io vi invito a mettere mi piace, a commentare, dirmi quello che ne pensate, iscrivervi al canale se vi è piaciuto, e fate i bravi, mi raccomando, vi invito a una prossima puntata quando magari ci saranno aggiornamenti interessanti su Frontier e noi andremo a vederli logicamente. Vacca roba! Pegaso! Va la Pegaso senza ali, che spettacolo! Ciao a tutti, Resi!